amici di Fano TV, ben trovati. In questa domenica ci troviamo al ristorante Tris in compagnia dei circoli ricreativi della terza età del comune di Fano. C'è un bel progetto chiamato Old But Gold di cui vi parleremo tra poco, allora venite con noi per conoscere tutti i protagonisti. Progetti di inclusione riguardano sicuramente anche la terza età e coloro che vengono chiamati anziani in realtà sono davvero una risorsa per l'intera comunità. Sì, certo. Noi ormai dal 2020 siamo partiti con questo bel progetto che si chiama Old But Gold, anziano vale oro, e che mette insieme in rete i presidi che abbiamo a Fano, che sono i circoli ricreativi per anziani. Ecco, abbiamo una grande bella realtà che è davvero un patrimonio, e gli anziani che partecipano e che dedicano il loro tempo libero alle attività che sono di aggregazione, ma sono anche attività di solidarietà, perché spesso coinvolgono altre realtà sociali e quindi fanno iniziative e hanno fatto e continuano a fare iniziative anche nei confronti, che so, delle persone disabili, delle persone che hanno magari più difficoltà, si mettono in relazione anche in una sorta di patto generazionale anche con i più piccoli. Ecco, il progetto gestito in coprogettazione con la Proloco e poi coordinato dai due coordinatori che ormai sono riconosciuti nel mondo, insomma, della terza età, che sono Giorgio Falcioni e Sauro Berluti. Ma soprattutto è bello anche essere qua oggi, perché dopo 3 anni finalmente ci ritroviamo nel consueto, classico, aspettato da tutti pranzo di Natale, che sicuramente è un momento piacevole. Era l'ultima volta, l'abbiamo fatto appunto nel Natale 2019, ma è anche un momento non solo di aggregazione, per ritrovarsi, per scambiarci gli auguri, quindi un momento anche di convivialità e di serenità, ma è anche un modo per fare un bilancio appunto di questo percorso, perché è un progetto che va verso la promozione della longevità attiva e soprattutto vuole rappresentare che gli anziani appunto sono una risorsa, e anche per questo dall'anno scorso e anche quest'anno premiamo anche con un incentivo quei circoli che si sono più impegnati di altri, con una premialità apposita che poi è concordata appunto con chi gestisce questo progetto, con un'apposita graduatoria in base a chi appunto si è mostrato più disponibile, più partecipe, anche concretamente con le iniziative che si sono svolte e si continueranno a svolgere. Ecco, io davvero è bello essere qua, è bello poter scambiare gli auguri con tutti loro, e loro davvero ti danno una forza e un'energia che, così come hanno fatto nei 3 anni in cui siamo stati purtroppo limitati nelle attività, però rappresentano davvero una grande energia e un grande patrimonio per tutta la nostra comunità. I protagonisti di Old But Gold, questo progetto che rende vivi davvero gli anziani di tutta la città. Sì, abbiamo questo progetto e già questo è il terzo anno, abbiamo tipo una convenzione per portarlo avanti per 5 anni. Abbiamo altri 2 anni bellissimi da stare insieme e organizzare tante iniziative con i circoli anziani. Beh, questi circoli ricreativi sono davvero attenti ai particolari e rendono vivi gli anziani della città. Certo, questa è una delle cose migliori che possiamo vantare a Fano. Pensare che ci sono la bellezza di 19-20 strutture che svolgono attività per anziani, compresi gli orti chiaramente, e danno una risposta importante. Dobbiamo anche tenere in considerazione che nel periodo del Covid sono stati dei punti di riferimento,
sia per quanto riguardava le applicazioni delle norme e quindi tutte le linee guida e quant'altro, ma anche per fare dei corsi di formazione, eccetera. Sono una risorsa e come tale noi cerchiamo che questi rimangano. Allora, attivamente e concretamente questo progetto Old But Gold mette a disposizione del cittadino anche uno sportello, e questo mi preme ricordarlo perché siete veramente parte integrante e attiva e proprio offrite un servizio. Di che cosa si tratta, Giorgio? Sì, da adesso noi siamo solo disponibili il sabato, però queste facciamo dalle 9 alle 11, questo sportello è molto importante. Comunque tutti i sabati abbiamo i circoli anziani che in qualche modo a livello burocratico, no, se hanno dei problemi da superare, cerchiamo di risolverli insieme dandogli delle indicazioni precise di come fare una determinata pratica. Come risolvere appunto questi determinati problemi. E vi trovate nel centro commerciale Sant'Orso come sede l'ufficio di promozione sociale UPS dei servizi sociali di Fano ogni sabato mattina, giusto? Giusto, ogni sabato mattina noi accogliamo i presidenti, i soci dei circoli ricreativi. Abbiamo seguito per molti circoli l'adeguamento degli statuti ai sensi della legge del terzo settore, li seguiamo per ciò che riguarda le pratiche, quindi le varie dichiarazioni, le autocertificazioni, cerchiamo in tutti i modi di rendergli il percorso, in particolar modo per i consigli direttivi, più semplici, perché certamente con la burocrazia che c'è e con la normativa della legge sul terzo settore, qualche circolo, se non si mette in regola, eccetera, rischia di chiudere, perché purtroppo le normative sono anche restrittive. Benissimo, allora grazie del vostro contributo e buon proseguimento. Grazie. La città dei bambini ma anche la città degli anziani. Beh, diciamo è una città molto vivace, abbiamo questo grande patrimonio che sono i circoli ricreativi e mi viene da dire di quelle persone che hanno un'esperienza da rimettere a disposizione degli altri, e non possiamo che dirgli grazie perché attraverso queste loro attività fanno tantissime cose, diventano un punto di riferimento nei vari quartieri, e oggi è il momento degli auguri in prossimità delle festività, è un bel momento che si ripropone ogni anno, ma soprattutto è questo patrimonio che noi abbiamo, di cui siamo orgogliosi, a cui va veramente un ringraziamento per tutto quello che fanno durante l'anno, e ovviamente è anche l'occasione degli auguri per fargli gli auguri per queste festività. Una bella sinergia quella tra il comune di Fano, la TS6 e naturalmente la Proloco, che sposa questa bella iniziativa che promuove gli altri diversamente giovani. Sì, no, abbiamo deciso di partecipare chiaramente a questo avviso che aveva mandato il comune, e siccome è una cosa che noi abbiamo fatto anche negli anni passati, ci è sembrato doveroso portarlo avanti come progetto, in quanto la Proloco non è soltanto chiaramente eventi che organizziamo per la città e per tutti quanti, ma chiaramente diamo anche un occhio per le persone più anziane, che chiaramente hanno una loro, diciamo, seconda vitalità, e quindi di conseguenza facciamo tutte queste attività per rendere un po' le cose più serene e più tranquille per tutti quanti. Comunque sono una categoria, se così la possiamo definire nel senso più bello del termine, molto attiva e molto presente in città. Sì, no, sicuramente, anche perché grazie anche a loro si riescono a fare tantissime attività.
ci sono anche molti di loro che sono dei volontari della Proloco e che quindi si danno da fare chiaramente per le altre attività che noi svolgiamo per la città, quindi sicuramente diciamo, usare il termine anziano è un termine che secondo me ormai è passato in disuso. Diciamo che sono persone più esperte, io le definisco più così, che ci danno la possibilità a noi di maturare, perché chiaramente persone più giovani abbiamo meno esperienza e chiaramente loro ci trasmettono sicuramente qualcosa di più, e allo stesso tempo noi diamo la possibilità a loro di rimettersi in gioco, perché loro hanno sicuramente tanto da spendere e tanto da dedicare, e si vede, perché poi le cose poi quando vengono fatte bene, ed è merito anche di loro, quello sicuramente. Bene, il nostro appuntamento termina qui, io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.